Partito? Sì. Buona ragazzi, eccoci qui spesso con quel nuovo video. Allora, nel video precedente, che non c'è più, avevo fatto un unboxing di una cintura di Rafik, che mi aveva regalato un mio caro fan, che ho sotto ancora, ciao FangoTubo. E questo, vedete, è qui. Ah, se faccio qualcosa di nuovo, vedete, di nuovo. Stavolta senza... Oh mio Dio, cos'è sta roba? Dai, no! Perché purtroppo l'ho tolta. Ah, questa è la cintura. Ovviamente, gli chiediamo bene, giocattolo della WWE World Heavyweight Champion. Il problema è che adesso andiamo poi da un sarto, è questo. Se riesco a aprire da solo. No. È questo qua. Questo taglia è giusta, ci sta. E questo è il problema. Quindi io cosa andrò a fare dal sarto? Che ovviamente sto viso l'ho messo insieme a dopo che sto fatto il lavoretto. Aprire, perché qua si può aprire questa roba qui. Tagliare questa parte e fare un'altra simile a questo. Quindi dove va il sarto? Copiare stessa materiale, chiedo lo stesso materiale da qui a qui, quindi devi fare due uguali, sia qua già fatto ovviamente, e devi copiarlo da questa parte a farlo qua. Spero che non ci vorrà tanto rispetto a te, massimo proprio una settimana penso, dai, non è che ci vuole tanto per fare a mettere questo bene sta cintura, almeno lo posso mettere anche qui, visto che normalmente lo posso mettere soltanto alla pancia, perché so che, visto che non mi sta. E quindi niente, ovviamente questa cintura l'ha preso per il mio caro amico di Torino, perché dobbiamo fare poi a dicembre un cosplayer. Io farò John Cena, se va tutto bene, e lui farà Finn Balor Damon, quindi si deve truccarsi più pazzescamente, pazzesco. E ovviamente io lui ho detto, guarda, prendo, per ora ho preso tutta la tuta, cioè la maglia, i cappelli, i polsini, tanta cintura non mi interessa, tanto poi costa caro, cioè, sì, vabbè ragazzi, parliamo di 20 euro, ma i 20 euro spenderei in cose, insomma, mangiare o videogiochi o cose varie, non per questa cacata. Ripeto, con tutto rispetto alla WWE, però vendere una cintura migliore, più pesante, a 300 euro mi sa che è proprio troppo troppo una truffa. Cioè, se un fan vuole prendere una cintura più seria, più bella, più originale, tu la vendi a 300 euro e quindi tu fai vedere. Io quindi farò un video tutorial, questo è un video tutorial perché alla fine vedremo questa cintura giocattolo da così a più, non più giocare, ma non più per bambini ma per anche adulti, visto che allungherò la cinghia. Spero che ce la fa il mio caro sarto. Io vedo, devo ancora scegliere il sarto perché adesso ci sono tantissimi sarti, però devo vedere se qualcuno riesce a farlo questo lavoro, perché non è né facile né difficile, è un lavoro proprio che uno deve farlo. Ovviamente spero che ce la faccia il sarto e spero che sia bene il modificare sta cintura da bambino a taglia adulto barra ragazzo, ok? Quindi dal vostro campione che pezzo di merda, con il vostro giochi cosplay, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente questo video continuerà, sarà messo insieme a questo, quindi vedremo poi se questa cintura starà bene nel mio vita che è alla pancia, ok? Da giochi cosplay a dopo, perché questo video sarà messo insieme alla fine del lavoro che farò vedere dopo, ok? Quindi voi seguite sul video che continua, ok? Ciao da Jackie del passato, ciao. Buona ragazzi, qui con Jackie Spray, siamo qui su un altro video di, anzi, seconda parte del video, perché la cintura è tornata la cintura. Questo c'è il lavoro che ha fatto il mio così, quello di, ovviamente non è sarto, però ha aggiunto un pezzo che so qui, buio, non si vede, come sempre, però se vedete la parte primaria e la parte secondaria, qualcosa è cambiato. Ovviamente se faccio vedere a luce,
Vedete, con la luce ho aggiunto questo pezzo, ho aggiunto un pezzettino. Mannaggia a me che io nel video precedente avevo detto che diventerà come questa. Lui ha detto: Jacopo, io potrei fartela, ma poi dove cavolo la metti? E quindi mi sono fatto convincere da lui, ma alla fine avevo ragione io, dovevo allungarla di più. Quindi sì, è vero che adesso mi arriva alla vite qua, mi arriva bene, però non sono stato soddisfatto della modifica che mi ha fatto. Andare a richiedere di nuovo e aumentare ancora un po' sarei da pazzo, perché spenderei altri soldi, perché ragazzi ho speso 8 euro per questo pezzo di merda, 8 euro, che se andavo dai cinesi mi facevano pagare forse 4 euro, ma 8 euro, ragazzi non andate più dai italiani, perché gli italiani si fanno un mazzo così. Sì, forse hai fatto bene, meglio, sicuro, ma 8 euro per questo pezzo così io chiamerei truffa. Ma vabbè ragazzi, io da oggi in poi non vado più dal mio, che non è sarto, ma è quello che fa tutto, fa chiavi, cose, non ci andrò più, mi sto bello a farlo, però basta, non ci andrò più. Quindi se avrò altre cose da modificare, da lui non andrò, andrò dai cinesi che pagherò la metà, però potrebbe essere fatto male, ma chi se ne frega, risparmio 4 euro. E niente, questo è il lavoro che è uscito. E adesso farò vedere come mi starà qua, e poi basta, poi ci vedremo poi al Torino Christmas col cosplay, che ovviamente dovrò poi prendere anche altri pezzi che vi farò vedere nel prossimo video. Adesso faccio vedere come mi sta, ok? Adesso me la metto. Eccoci qui. Come vedete, okay. Come vedete mi sta bene, non c'è nessun problema dietro. Che dire, mi dispiace soltanto che non è tanto grosso, è piccolo, vedi, sembra, ma sì, è un metro da ragione, è un metro, però se sì, volevo tenermela, perché volevo allungarla fino a come questo, così almeno facevo così tutti e due passi, vedete, c'è dovuto tenerla così. Vabbè ragazzi, va sempre bene, però pensavo che veniva molto meglio, ma tanto il cosplay ce n'è tempo, potrei fare altre modifiche, non lo so, si vedrà più avanti, però altero così e poi vedremo come andrà il viaggio per il cosplay, che si farà ovviamente a dicembre, quindi a fine dicembre posso cambiare tutto, potrei anche venderla e finita, non so mai. La Jake Splayer, al prossimo video, quella ragazzi, ciao ciao.